Ciao a tutti ragazzi, dal vostro bomber JimmyJF93, oppure come possiamo dire JimmyJF93, siamo ritornati nuovamente sul canale ragazzi con un nuovo episodio di Underdog. Nell'episodio precedente ragazzi abbiamo visto una seduta spiritica che ha coinvolto Chris, Ashley e Josh. Benissimo ragazzi, Jess è sparita. Dobbiamo andare a trovarla come nei panni di Michael. Sì, può essere che dopo ci finisce nei panni di Michael. Matt ed Emily, non so che cavolo di fine abbiano fatto. E mi rimane in mente ancora il mistero di quello che è dall'analista, ragazzi. Io penso che sia l'assassino o a me. O può essere, ragazzi, Milgram Victor, il ricercato. Nel frattempo, ragazzi, possiamo continuare. Come vi ho detto, siamo qui con Mike. Jessica, e dai. Non si sente un vico secco, ragazzi. Comunque, io eviterei Jess. spavelli. Ehi, Vediamo qui che sei cosa lì? c'è. Proviamo ad aprire. Oh, shit! Porca miseria, stavo. Cazzo! Mike, tranquillo. Stavo per farmela sotto. Ma che cazzo sta succedendo qui? Sì, ragazzi, secondo me su queste montagne c'è una maledizione. E poi è Jess, avvenuta qualche dove cosa di sei incredibile finita su queste non è montagne. divertente. E contatemi, ragazzi, possiamo dare un'occhiata. Che cosa è? Totem perdita. No, pericolo, ragazzi. Jess? Tesoro? Mike, la Vita finisci? mia? Benissimo, ragazzi, abbiamo visto un gruppo di renne. Può essere un pericolo. Matt ed Emily stanno in giro. Jess è sparito. Non so dove sia andato Josh. Comunque, ragazzi, Dai, non fa abbiamo ridere. visto lo psicopatico e mi sa che ci toccherà fino all'alba scappare. È molto probabile. Vediamo ragazzi, dove sta Jess? Davvero, prometto che non ti uccido quando. Oh Oh mio. mio Dio! No! Non. No! Aspetta, aspetta, devi vedere, devi. Io non guardo Guarda, niente! no, 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 No! Mike! No! Hai registrato tutto! Guarda che faccia! Ero spaventato, Jess! Non puoi fare una cosa del genere! Nel bel mezzo della foresta, poi, cazzo! Scusami, ti ho Io. Se lo spaventato! fai vedere a qualcuno, io. Tu cosa? Ti uccido! Non sapevo che urlassi come una vera ragazzina, Michael! Non conosci veramente qualcuno se non lo vedi prima spaventarsi a morte? Sì, ragazzi, secondo me. A quanto mi risulta, sono ancora vivo. Oh, davvero? Già, dovrai fare di meglio. Ehi, mi stai sfidando? Beh, spero Ecco, proprio che tu ragazzi, sia la morto, creatura perché molto mistica presto dovrai che affrontare ci sta tutto il mio seguendo. diabolico ingegno. Mi sta tanto, ragazzi. Non penso. Aggiornamento di stato. Come vi ho detto nell'episodio precedente, a meno che di risvolti repentini, in Italia non ce ne stanno. Ragazzi, diamo un'occhiata in giro alla ricerca di indizi. Comunque, ragazzi, quando andrò alla ricerca di qualche indizio e perdiamo tempo, taglierò il video. Ah, no, ragazzi, che collo, totem, vediamo un po'. Totem guida, ragazzi. Quello è Sam. Ecco, totem guida, ragazzi, giallo! Quindi ragazzi abbiamo un totem guida. Allora ragazzi, sì, come vi ho detto in un video, non potremmo mai dire mai che dove dobbiamo andare. Andiamo dal ponte, di lì non possiamo buttarci. Andiamo dal ponte, sono pieno di sorprese. Sì, miei cari bombers o fan iscritti, siamo nel paese di Alice e le otto meraviglie. Sì, e che alla fine sarebbero i sette nani, ragazzi. Ritorniamo indietro per qualche dettaglio.
Benissimo ragazzi, siamo ritornati nuovamente e abbiamo fatto un epic fail della giornata. Siamo andati nuovamente alla direzione da dove siamo venuti. Stavo dicendo ragazzi, quella creatura che ci segue secondo me ha a che fare con qualcosa di brutto che è accaduto sulla montagna ragazzi. In effetti tanto tempo fa, prima di nascere le due gemelle Anne e Beth Washington, la madre di Josh, Melinda Washington, aveva visto uno psicopatico vicino al generatore ragazzi, quel generatore che abbiamo acceso con il nostro amico Mike. Ci sono delle scale, direi di salire. What? Che diavolo è? Era qualcuno che gridava? No, no. Sarà stato soltanto uno scoiattolo. No, è uno scoiattolo, ragazzi. Che postaccio. Che? Hai sentito? No. Ehi là? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Proviamo a entrare, ragazzi. Ecco. Porca troia! Oh. Oh. Momenti ci restavamo secchi. Sì ragazzi, ci restavamo secchi come la frutta secca. Nel frattempo di nuovo un aggiornamento di stato. Come ho detto, a meno che di repentini cambiamenti non ce ne saranno nel nostro stato. Stavo dicendo ragazzi, la madre di Melinda infatti era sempre da... Affascinante. È proprio come avevi detto tu, Michael. Cosa? Il capanno. Mm. Lo adoro. Già. Bella mia, ti devo avvisare che comunque questo non è il capanno. È una baracca che fa schifo. Vediamo cosa c'è, ragazzi. Diamo un'occhiata. Una maschera. Indizio trovato. Vecchia maschera. Ma che... Io direi di prenderci una dolce vendetta. Sì, perché Jess ci ha spaventato con la testa da cervo. Io lo farei. Vediamo ragazzi, attenzione, la prendiamo alle spalle. Wow! Oh mio Dio! Smettila! Oddio, Jess! Non ridere di me adesso! La vendetta è mia! Oh no, così non vale! Prendila sportivamente, mia signora! Io ti ho spaventato! Non ti ho inzuppato! Ehi, farò tutto ciò che posso per riscaldarti. Beh, voglio proprio vedere. Non sottovalutare le mie capacità. Sì, ragazzi, mi sto attendo che abbia fatto una delle nostre cavolate e non ce la perdonerà facilmente Jessica. Stavo dicendo ragazzi, ma porca miseria, non riesco mai a terminare un discorso. La madre di Josh e Beth e Anna aveva notato questo psicopatico che girava nei dintorni della casa e soprattutto del generatore, dove l'abbiamo visto noi. Sulla maschera abbiamo visto il nome di Bill. Di Bill, ragazzi. Secondo me è lui. Però il tizio che non voleva la famiglia vuole. Porca maiala santa. Ragazzi, per quando becco uno di questi cervi, lo prendo a calci, giuro. Ma non lo voglio sapere. No, oh, poverino, ragazzi. È imbarato a correre, scusa. No, che cavolo. Merda. È terribile. Dai. Cazzo, non ce la farà mai. Ragazzi, io direi di uccidere il cervo e di terminare il suo dolore. Soltanto così. Ok, amico. Ehi. Calmo. Ora porrò fine alle tue sofferenze, ok? Oh, no, 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 no.
Ok, ok. Cazzo, come faccio a... Non posso guardare. Ok, ok, ok. Ok. Mike, cosa hai fatto? Ma che cazzo? Dio! Via! Via! Oh mio Dio, ma che cos'era? Non lo so! C'è un po' di... Big time, vieni qui, Mike! Vieni qui! Ecco. Guarda! Io seguo il sendiero, ragazzi, la scorciatoia può cadere... Andiamo sul sendiero, ci siamo quasi! Qualsiasi cosa. Ecco la creatura di cui stavo parlando, ragazzi, ha visto congelo, mai? Subito! Altro quick time event. No, siamo a capanna, ragazzi, non a me. No, Jess! Dobbiamo aiutarlo. Dai, Jess! Forza, dobbiamo andare! Lo so! Mike, prendi la chiave! Dai. Apri! Oh mio Dio! Ci ha toccato un pelo! No! Cosa? Tutto sotto controllo! Tranquilla! Stronzate! No, al 100%, 110! Accidenti, mi sembra di aver corso una maratona! Qualcosa di simile! Era un orso? Sì, per forza! Sono molto veloci. Cioè, io non l'ho visto. Ehi, quella cosa non entrerà qui dentro, promesso. Come fai a dirlo? Perché so che gli orsi non possono aprire le porte dei capanni. Li ho visti aprire delle portiere. Cosa? Dove? Su internet. Davvero? Beh, qui non siamo su internet, Jess. Questa è la realtà. E ti assicuro che nessun orso o chissà cos'altro aprirà questa porta. Forse hai ragione. Ok, allora mi sento quasi tranquilla. Quasi. Tipico. Sì, tipico dei film horror, ragazzi. Non era certo questo lo sciale che mi aspettavo, Mike. Già, c'è qualche spiffero, vero? Beh, se non altro c'è il camino. Non ci serve il fuoco per scaldare l'atmosfera. Michael, io sono una signora e una signora ha bisogno di un certo romanticismo. Ok. Una signora vorrebbe stare abbracciata al suo uomo davanti a un bel fuoco, immersa in un'atmosfera come si deve. Vedrai come arriva il caldo se iniziamo a strofinarci un po'. Mai? Sì. Fuoco e lucida atmosfera. Sì, mia signora. Benissimo, ragazzi, siamo riusciti a salvarci dalla creatura mistica e non penso che era proprio un orso. Diamo un'occhiata in giro e vediamo se c'è qualcosa. Ragazzi, i fusibili, proviamo ad accendere. Bene, questo illuminerà non un po'. Non va a scoppiare tutto, mai. R2. Hey, stai bene? Cosa stai facendo? Sono le luci. So che sono le luci, scemo, le hai rotte. Potrebbe essere un cortocircuito. In testa hai un cortocircuito. Ragazzo, la foto di Anna. Noi abbiamo foto in tenuta da tennis. Molto belle le poppe, ragazzi. Comunque, la pallina da tennis, sì. Abbiamo un cortocircuito in destra, ragazzi. Andiamo a vedere nella camera del capanno. A meno che tu non voglia abbracciare una statua di ghiaccio, ti consiglio di accendere il fuoco. Subito! Comunque, il Kama Sutra. La tua idea di... Oh, sì, fico. Ne avevano di immaginazione. Serve qualcosa il Kama Sutra, d'altronde. Ragazzi! Wow! Non sono sicuro di essere abbastanza pronto per questi livelli. Dai, più fai esperienza, più diventi bravo, comunque. Comunque, rispetto ad abbracciare un orso grizzly, come ha avuto un'idea geniale Jess, meglio abbracciare una statua di ghiaccio. va bene. Devi accendere il fuoco, Michael, non scrivere un romanzo. Quanto tempo ti ci vuole ancora? Scusami, Jess, ero molto preso dal libro del Kama Sutra, comunque. Dentro fa
così freddo che solo un bacio ci farebbe rimanere attaccati. Dopo ci scoliamo. Comunque, ragazzi, siamo nuovamente sul canale. Comunque, ecco una tenda. Che c'è? Boh! Marta! Levati! Porca troia! Cazzo! Cosa doveva esserci, Mike? Andiamo. Vabbè ragazzi, io direi di andare a accendere il fuoco, se no la troveremo davvero congelata. Ragazzi, stavo dicendo, le moi supposiziones, parliamo anche francese, sul fatto che ci sia uno psicopatico sulla montagna possono essere vere. In effetti, come diceva, che cavolo succede? Mike! Eh? Oh cazzo! Cosa? Dove diavolo è? Cosa? Che succede? Sparito! È sparito! Jess, okay? Calmati! Cosa è sparito? Il mio telefono, Sherlock! Non lo trovi? Merda, no! Devo averlo perso fuori. Ah, cazzo! Non posso perderlo, i miei mi ammazzeranno! Vuoi comprarne un altro? Sarebbe il quarto quest'anno. E che cosa? Ok. Beh, ti aiuterò a cercarlo. Bene ragazzi, quattro telefoni. Deve essere fuori. Persi in un anno. Già, io non credo sia il caso di uscire ora con l'orso. O quello che è. Ok. Vorrei solo che tu non mi avessi inzuppata completamente cercando di spaventarmi. Che mossa del cazzo. Mi dispiace, Jess. Forse è caduto in acqua e non funziona neanche più, per cui fanculo. Senti, mi farò perdonare, te lo prometto. Comunque ragazzi, il telefono non è caduto in acqua, certo. Stavo dicendo, c'è uno psicopatico, ma quello che ci sta seguendo adesso non è lui. Secondo me è una creatura, un fucile. Oh, Jess, guarda qui. Un accendino? No, molto meglio. Io direi di fargli vedere il fucile. E adesso? Oh mio Dio, perché le armi vi fanno diventare dei totali idioti? Niente. Ok. Comunque ragazzi, dopo gli faremo vedere un altro bel... Non capirà mai quello. Un altro bel fucilozzo. O fucile. Aggiornamento è stato ragazzi. Cosa c'è qua? Oh oh, libro. Miti e leggende dei nativi americani, interessante ragazzi. Di Joseph Malik. Ah, gli orsi. Sembra che anche altri abbiano avuto problemi con i simpatici orsi. I cacciatori nativi americani usavano simboli e segni incisi sugli alberi e sulle rocce, ragazzi. Quello che abbiamo visto nelle miniere. Immagine di un simbolo a forma di farfalla. Può vuol dire visione o sogno del futuro, difesa o incantesimo che proteggeva dagli spiriti maligni, a forma di un teschio, ragazzi. Quindi sulla montagna di Blackwood Pines c'è uno spirito maligno. Accendiamo la luce, ragazzi. Ma come cavolo? Questa andrà bene per l'atmosfera. Manchi fuoco perché poverina Jessica... Gli abbiamo rotto il telefono, anche i fiammiferi. No, l'abbiamo fatto cadere. Guarda. Nel fiume. Guarda cosa ho trovato. Potevi pure trovarli prima se volevi un applauso. Ecco l'applauso, ragazzi. Per Mike. Dobbiamo prendere la legna fuori. Ah, ci sono. Ok. Sì. Non va bene soltanto il ridù. A parte che questa legna c'è da un bel po' di tempo. Non dobbiamo sbagliare, ragazzi. E di solito... Uomo 1, fuoco 0. Molto bene, bravo. Bene, mia signora. E ora che succede?
Sai, ci servirebbe proprio qualcosa da bere. Beh, se solo l'avessi saputo prima. Non so, è che non me la sento ancora. Come non te lo so? Che succede, Jess? Mi sto comportando male? No, voglio dire, pensavo che fossi fatto in un modo e invece sei diverso. Non so se mi spiego, non è colpa tua. Jess, tu mi piaci molto. Chiunque tu pensi che io sia, beh, dammi un'occasione e io ti darò ciò che vuoi. Beh, mi piace questa tua sicurezza. Mike, le persiane. Cosa hanno? Chiudile, per favore. Ma non c'è nessuno fuori. È come se qualcuno ci osservasse. Non mi piace. Jess, dai, va tutto bene. Davvero, non mi piace. Ecco, ragazzi, okay. In effetti ci osservano, è quella creatura. Secondo me il libro, come dice, i nativi americani stavano qui, ragazzi, nelle miniere. E hanno disegnato appunto quella farfalla. In effetti l'effetto farfalla è il tema del gioco. Voilà. Persiane chiuse. Contenta adesso? Allora, dove eravamo rimasti? Mi spiace. Sono un po' spaventata. Non è facile per me mantenere questa facciata. Cosa? Mantenere cosa? Senti, so che sembro sicura di me e sexy e tutto il resto, ma in realtà, se devo essere onesta, io sono piuttosto insicura. Dai, io direi che è molto sex, quindi rassicuriamo, ragazzi. Jess, tu mi prendi in giro. Eh? Non hai alcun motivo di essere insicura. Oh, ma cosa ne sai tu? Lo so, e come. Sei come me e come tutti. Siamo insicuri. Ma tu sei capace di gestirti. Chiama la facciata, ma so che è vera. Sì. Forse hai ragione. Già, e sei davvero una bomba. Davvero? Certo che sì. Vieni qui. Forse so come gestire anche. Sono pronto a essere gestito. Yes. Yes, Jess. Battute pessime. Aggiornamento effetto farfalla, ragazzi. Che cavolo succede? Qualche psicopatico? No, perché la vista umana non è così, a meno che non sia il tizio con il lanciafiamme, che sarebbe Bill, il tizio della maschera, e c'era il suo nome sopra, l'abbia trovata in quella specie di casetto. Dai. Mike, che cos'era? Non lo so. Ok, vai a vedere ora, per favore. Aggiornando stato, ragazzi, mi sembra di sentire la suoneria del telefono di Jess. Comunque, sì, arriva neve dentro. Che succede? Ah, è rotto la finestra. Ecco, ragazzi, telefono di Jess. Meno male che è caduto nell'acqua, eh. È il tuo telefono! Cosa? È il tuo telefono! È il mio telefono! Non lo so, ha sfondato la finestra! Oh, cazzo, porca puttana! Forse quei brutti idioti ci hanno seguito per prenderci per il culo proprio quando iniziavamo a divertirci! No, non andare, Jessica, non andare fuori, che fai? Voi, stronzi, parlo con voi. Tanto lo so che ci siete. Cosa cazzo credete di fare? Volete proprio romperci le palle? Beh, sapete cosa?
cosa. Non potete rovinarci la giornata, perché adesso io e Mike scoperemo. Esatto, noi faremo sesso e sarà fantastico. Per cui godetevelo, perché di sicuro noi lo faremo. Benissimo, ragazzi, mi sa che l'episodio è terminato. Ma insomma... Cavolo, ragazzi, Jess si è messo in una brutta situazione. Benissimo, io direi che per questo episodio di Until Dawn è tutto. Mi sa che ci becchiamo alla prossima. Mi raccomando, lasciate un like se vi piace l'episodio. Iscrivetevi soltanto se vi piace il mio canale e i video che pubblichiamo. Dal Bomber Jimmy JF93 è tutto. Mi raccomando, ragazzi, fatevi sentire con un bel commento. Ciao!